Testo di Marasco, tu ce l'hai qui?
preghiamo tutti di accomodarsi. Avvisiamo che oltre al Salone Trentin sono disponibili due aule, la Saletta Fanzaga e la Saletta Guido Rossa, per poter seguire i lavori della celebrazione del 120esimo. Maurizio, accomodate. Come? Invito ad accomodarsi alla presidenza la nostra segretaria nazionale Susanna Camusso, Adolfo Pepe, direttore della Fondazione Di Vittorio, e il nostro segretario generale Maurizio Laini. Vi prego ancora, accomodatevi e iniziamo i lavori del 120esimo anniversario dalla fondazione della Camera del Lavoro di Monza. Il 13 ottobre 1893 segna l'atto costitutivo della Camera del Lavoro di Monza, nata come naturale sviluppo delle società di mutuo soccorso e delle varie associazioni di mestiere. Già erano nate le Camere del Lavoro di Milano, di Piacenza e di Torino, e sempre nel 1893 saranno ben 11 le città che organizzeranno la loro Camera del Lavoro, tra cui a noi vicine Cremona e Brescia. Quell'anno fu molto importante per la crescita del movimento operaio e sindacale italiano e quindi per tutta la storia della democrazia del nostro paese. E fu importante la fondazione della Camera del Lavoro a Monza. Infatti, come ricordano Guglielmo Epifani e Vittorio Foa, l'evento che innestò il processo federativo che porterà alla nascita nel 1906 della Confederazione Generale del Lavoro, la CGIL, fu il primo sciopero generale proclamato congiuntamente proprio dalle Camere del Lavoro di Milano e di Monza nel 1904 per protestare duramente contro gli eccidi e le repressioni delle manifestazioni operaie avvenute nelle estreme periferie della penisola, tra i lavoratori più reietti, quelli delle miniere di Bugerro in Sardegna e quelli dei latifondi siciliani, tra i più arretrati del paese. È la prima volta che uno sciopero riguarda tutti i lavoratori italiani, quelli del nord e quelli del sud, quelli dei campi e quelli delle fabbriche, le officine e le miniere, nel segno profondo dell'unità e della solidarietà. Noi abbiamo scelto di ricordare la storia della CGIL del nostro territorio attraverso alcuni momenti fondamentali, dalle prime associazioni della solidarietà operaia alla scoperta dell'unità dei lavoratori, dalla resistenza all'orrore fascista alla lotta di liberazione, dalle grandi comunità di fabbrica alla conquista della democrazia del lavoro ed infine il presente, gli anni della crisi, dell'attacco ai diritti del lavoro, della disoccupazione e del precariato. E i giovani, le giovani generazioni che reagiscono ad una prospettiva che sembra voler loro negare il futuro con speranza, combattività e con spirito creativo. Ci aiuteranno in questo Adolfo Pepe, direttore della Fondazione Di Vittorio, e le testimonianze filmate dei protagonisti di ieri e di oggi di questa storia di civiltà. Abbiamo deciso di raccontare questa storia affidando il compito di accompagnarci con musiche e letture ai giovani, perché questa storia continui e guardi al futuro, a Daniele Silvio Ravasio e ai ragazzi delle scuole della nostra provincia, dell'Istituto Maiorana di Cesano Maderno, ragazzi tutti cresciuti anche con l'esperienza del treno per la memoria promosso dalla CGIL Lombardia.
Il pomeriggio sarà dedicato al nostro orgoglio, che non sono solo i 120 anni di questa storia, ma soprattutto le donne e gli uomini, le lavoratrici e i lavoratori che di questa storia sono stati i protagonisti. Prima con l'inaugurazione delle opere d'arte che abbelliranno e renderanno più accogliente questa sede, che noi dobbiamo al loro impegno e ai loro sacrifici. Poi con il riconoscimento ad una rappresentanza di queste donne e di questi uomini. Infine sarà la nostra segretaria nazionale, Susanna Camusso, a raccogliere gli stimoli di questa giornata e a concludere i lavori. Ma intanto che ricordiamo la nostra storia, non possiamo permetterci, neppure per un attimo, di allentare l'attenzione sul presente e sui suoi problemi. E oggi, sulla tragedia che colpisce migliaia di donne e uomini che, fuggendo dalla guerra, dalle dittature e dalla fame, cercano vicino a noi una speranza e un futuro di dignità. Vogliamo qui adesso ricordare il dolore e i lutti di questi fratelli. Vogliamo qui adesso piangere la morte dei bambini, delle donne e degli uomini che non hanno potuto raggiungerci. L'unità di tutti e la solidarietà fra tutti, partendo dagli ultimi, è il primo e fondamentale valore che la storia della CGIL ci ha insegnato e ci ha consegnato. Per questo, invitando tutti ad aderire alla raccolta di firme contro la legge Bossi-Fini, vogliamo sentire Albatour, una ragazza del Mali che ha vissuto l'esperienza del viaggio di speranza e disperazione sui barconi dalla Libia alle coste italiane e che oggi partecipa con noi e con molti altri alla scuola di italiano della nostra associazione per l'interazione Diritti Insieme. Dopo le sue parole ci raccoglieremo in un minuto di silenzio. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Albatour e vengo dal Mali. Quando sono arrivata in Libia, in Italia, avevo 19 anni. Adesso ho 20 anni. La mia storia è questa. Ero andata in Libia, ma dopo un mese è arrivata la guerra civile. Subito dopo, tutti i confini sono stati chiusi. Nessuno poteva entrare e nessuno poteva uscire. La guerra della Libia è stata difficile. Mio marito Mukhtar era nel deserto e quel tempo io ero da sola a Tripoli. Quando è tornato, i soldati una notte hanno rotto la nostra porta. Sono entrati nella casa, hanno picchiato mio marito sull'anca, gli hanno rotta e hanno preso tutti i soldi. Cadevano le bombe e le gente morivano come i pesci. Poi alcuni soldati sparavano. Quando le bombe scoppiano, tutte le case vicine cadevano sulla gente. Quella mattina siamo andati al mare. Siamo saliti sulla barca e ero ci sparavano ancora. Abbiamo fatto 6 giorni sul mare senza acqua, senza mangiare, senza niente. La gente beveva acqua del mare e vomitava. La nostra barca era rotta. Adesso la gente piangeva e continuava a vomitare. Poi sono arrivati gli italiani con gli elicotteri sopra le navi grandi che hanno salvato la nostra vita. Non so come ringraziare tutti gli italiani che ci hanno dato questa grande esperienza. Siamo arrivati a Lampedusa, poi a Manduria, infine a Monza. Quando siamo arrivati a Monza, hanno fatto la festa per noi. È stata un'esperienza incredibile. A Monza hanno organizzato per insegnare italiano. Venivano a casa a fare italiano, poi abbiamo dovuto andare
all'asilo notturno in via Reberti 4 e c'era una signora che si chiama Anna e lei ci hanno detto venire a fare italiano. C'era anche un ragazzo che si chiama Walter e abbiamo cominciato a fare italiano lì. Poi io e Mukhtar siamo venuti a questa scuola che si chiama CGL Monza. Hanno scritto i nostri nomi, hanno detto fare scuola. Ci hanno dato i libri, i quaderni, le matite, le penne. I primi maestri che sono entrati in questa aula si chiamano Bruno, Roberto, Francesca e Davide. Quando sono andata alla scuola della CGL non parlavo italiano, poi loro con esperienza insegnato andata alla scuola, insegnato italiano all'inizio. Dopo un anno ho avuto una bambina che si chiama Rukaia e questa è la mia storia. Ora ho la speranza di vivere in pace e libertà, ma sono triste perché ho visto tanti miei fratelli, tanti uomini, tante donne, tanti bambini morire annegati. Anche io, anche loro volevano vivere in pace e in libertà, ma sono morti nel mare di Lampedusa.
Allora vi ringrazio innanzitutto di essere venuti. Abbiamo fatto, questo è il terzo evento in ricordo del 120° anniversario. Abbiamo organizzato per circa 1000 persone per il territorio una rappresentazione della Traviata dentro l'Alcatel, la fabbrica dell'Alcatel. I nostri ragazzi hanno organizzato una festa per i giovani questo, all'inizio di settembre, una bellissima festa a Triuggio, ben riuscita. Stavolta non abbiamo invitato né autorità, né istituzioni, né politici, cioè facciamo una cosa tra di noi e proviamo a vedere in questi 120 anni di storia se ritroviamo le ragioni di un'appartenenza, il senso del lavoro che facciamo per la CGIL e comunque per il paese, per la gente, per promuovere i diritti così com'è nel nostro statuto. Abbiamo invitato, anzi spero che arrivi, il sindaco di Monza, unica autorità, istituzione, eccetera, perché in realtà quando la Camera del Lavoro di Monza e Brianza nacque, ci fu un finanziamento, una partecipazione, un intervento da parte della municipalità. Se qualcuno ha visto la mostra che abbiamo allestito nuovamente qui nel corridoio della Camera del Lavoro, avrà visto che c'è questo intervento attivo della municipalità e quindi abbiamo chiesto al sindaco di partecipare e si unirà a noi probabilmente nelle prossime ore. 120 anni di storia sono un percorso molto lungo, su questo territorio per esempio noi ci siamo guardati in giro, tranne la chiesa, non è che abbiamo visto molte istituzioni o associazioni o addirittura brand, marchi, logo famosi che pure vantano una storia, sin dal arrivare indietro fino al 1893, con la stessa denominazione Camera del Lavoro. Dal 1893 a oggi la CGIL sta, io direi, felicemente su questo territorio facendo quel che riesce, quel che può in una situazione di straordinaria difficoltà, ma ancora con rilievo per le persone. Questa Camera del Lavoro è un centro di frequentazione importante, di attività importante. 120 anni di storia rappresentano un bagaglio che di continuo aggiorna, arricchisce, cambia il profilo, il nostro profilo, e rimodula la nostra identità, che riposiziona la missione del sindacato, che cambia attraverso la pressione sociale e politica e attraverso la soggettiva capacità di questo sindacato di rendersi adeguato. Dal 1893 non è rimasto probabilmente niente, anche se, come dicevo, il brand Camera del Lavoro non è mai cambiato e mantiene anche oggi un valore sociale straordinario. A me piace immaginare la prima sede a Monza, umida, scrostata, minima, forse una bottega di artigiano. E questa sede è stata sostituita via via fino ad essere la cosa di cui andiamo molto orgogliosi, che è oggi questa sede così grande, importante, impegnativa. Nel 1893 immagino, mi piace immaginare, poi magari il professore ci dirà meglio, quel paio di intellettuali, due, tre, quattro intellettuali in giacca lisa e una dozzina, 24, immagino, protoattivisti, braccianti o panificatori o operai tessili o operai edili, vestiti in modo un pochettino più approssimativo, che però si stipavano la domenica dentro la piccola sede della nuovissima Camera del Lavoro di Monza e dintorni, si chiamava così. Ecco, queste persone sono state sostituite via via da un importante apparato professionale, da assemblee di lavoratori o pensionati, dai lavoratori più diversi, da riunioni di esodati, di donne, di operai, di insegnanti, di giovani, di immigrati. La discussione di allora su come alzare di qualche centesimo la retribuzione, sempre
guardate i cartelloni prima di uscire, di come aiutare le vedove dei compagni morti sul lavoro, di come convincere i giovani a restare uniti su un mercato del lavoro arbitrario, senza regole e diritti. Ecco, quella discussione si è evoluta, ha fatto importanti passi in avanti, si svolge in condizioni di diritto e di benessere certamente diverse, ma conserva intatti i titoli, i temi, gli argomenti. Pensate, nel 1893, alla fine del 1893, gli iscritti alla Camera del Lavoro di Monza e dintorni erano 1804. Già nel 1895 erano saliti a 3600, in rappresentanza dei lavoratori di 400 opifici. Allora la manifattura emergente era descritta così, 37.000 operai, in un periodo che vedeva transitare i lavoratori dall'agricoltura alla manifattura. Ovviamente, dicevo, è cambiata la sede, questa bellissima in cui siamo, questa di 120 anni dopo, è animata da un quotidiano incessante via vai per la politica, per il sindacale, per la tutela, per i servizi, bisogna dire che è gremita. Ma è stata costruita pezzo per pezzo in questi lunghi 120 anni. Alla base di quello che siamo, di quello che facciamo, c'è quel mix di mutualità e di lotta, di sostegno materiale, di aiuto e di rivendicazione dei diritti, di lotta appunto, che ci ha strutturato. Le conquiste, le battaglie vinte, gli obiettivi dichiarati, promossi e condivisi sono stati codificati in forme delle quali la CGIL rivendica oggi con orgoglio di essere ancora attento custode. Apparteniamo a questi 120 anni, ci teniamo per mano con i primissimi compagni del 1893. Siamo tutta un'altra cosa, ma sappiamo di parlare la stessa lingua. Sono cambiati i contenuti delle politiche, per fortuna sono cambiati in modo straordinario le condizioni di vita e i riferimenti del diritto, ma la tavola dei valori è la stessa. Professiamo obiettivi che suonano allo stesso modo: uguaglianza, equità, dignità, lavoro, contrattazione, democrazia, rappresentanza, giustizia. Non siamo stanchi di affermare che vogliamo giustizia, anche se il mondo pare girare dall'altra parte. Oggi il mondo dell'Ottocento non c'è più, e non c'è più la Camera del Lavoro dell'893. La CGIL di Monza e Brianza oggi è una risorsa straordinaria per i lavoratori, per i pensionati e per il territorio. È un sistema, la CGIL di Monza, di dimensioni ragguardevoli. È un luogo di aggregazione, di elaborazione, un contenitore di azioni in difesa del diritto, di pratiche sindacali, di cultura. È un'offerta di servizi e di tutele che sul territorio non ha riscontri. Oggi abbiamo 70.000 iscritti, facciamo il 44% di questi iscritti sono donne, abbiamo 3.600 immigrati iscritti. Per fare attività sindacale la CGIL di Monza e Brianza ha in campo 87 funzionari, 14 collaboratori, un centinaio di volontari dello SPI. Il servizio fiscale da solo occupa durante la campagna circa 65 persone. Sono quasi 700 i dirigenti che compongono i direttivi confederali di categoria. Contiamo all'incirca 2.000 delegati attivi nelle fabbriche, negli uffici, nei cantieri, nelle scuole del territorio, in tutte le 11 categorie. Abbiamo 50 sedi sparse per Monza e Brianza, dentro le quali in un anno gestiamo più di 200.000 contatti con i cittadini. Le pratiche fiscali gestite nel 2012 sono state 75.000, 27.500 circa le pratiche previdenziali dell'INC. Apriamo sempre nel 2012 più di 1.000 vertenze nelle aziende e assistiamo circa 250 lavoratori coinvolti nel fallimento delle proprie imprese. Noi siamo orgogliosi di questi numeri e di questa storia. La CGIL di Monza e Brianza sono le sue bandiere che sventolano, gli scioperi, le mobilitazioni, i contratti, ma sono anche ogni giorno la scuola di italiano per gli immigrati, gli sportelli per gli esodati, il supporto psicologico
alle persone in difficoltà occupazionale e quindi anche familiare, l'orientamento per il lavoro, l'assistenza in una pratica di successione, la tutela dopo un incidente sul lavoro, la consulenza per la domanda di pensione. Aiutiamo i consumatori, seguiamo gli inquilini, organizziamo il volontariato e i servizi di mutualità. Sappiamo di venire da lontano e non ci siamo dimenticati. In fondo, proprio questa lunga esperienza ci aiuta a capire dove andare. La CGIL e il sindacato lavoratori e pensionati sono i suoi mandanti. In CGIL sappiamo come si fa, l'abbiamo scritto, a rappresentare il loro diritto e ad aiutarli proprio perché abbiamo 120 anni di esperienza alle spalle. Di questa consapevolezza, di questa convinzione abbiamo bisogno in modo particolare oggi, in una situazione grave, pesante, tale da farti seriamente dubitare del ruolo dell'organizzazione, della sua capacità di vincere, della linearità dei processi di arricchimento dei diritti e di miglioramento delle condizioni di vita. Nessuno può, nemmeno nella giornata della celebrazione della festa del 120° anniversario, dimenticare la ferocia della crisi. Nella mia storia, ormai lunga di sindacalista, lunga poco meno di questi 120 anni, non avevo mai visto la disoccupazione estendersi come una macchia gigantesca tra i lavoratori del manifatturiero. Non avevo mai visto una quota così consistente di lavoratori e lavoratrici precarie con un reddito inferiore alle necessità per vivere, famiglie già benestanti avviate dignitosamente oltre la soglia della povertà. E il sindacato non è in un momento di gloria, in una fase di risultati. C'è da dubitare che le sue risposte possano essere accettabili per i lavoratori che si trovano in uno stato di disagio profondo. Fossimo nati ieri, le nostre chance di farcela sarebbero minime. Ma 120 anni di storia, di lotte, di alti e anche di bassi ci spingono. Dopo 120 anni siamo ancora qui, siamo ancora alla Camera del Lavoro, siamo certi di aver messo in campo tutto ciò di cui siamo capaci e lo si sappia. Abbiamo grandi progetti per il futuro. Prima di aprire la mattinata, lasciatemi ringraziare il professor Pepe e con affetto e calore tutti coloro che si alterneranno sul palco nel corso della giornata, chi canterà, chi leggerà i testi, chi comparirà nei video per le interviste, chi verrà premiato. Ovviamente la CGIL di Monza ringrazia coloro che, senza comparire oggi, hanno lavorato a predisporre i materiali multimediali, chi ha proposto bozzetti per dei lavori artistici che sono stati esposti, chi ha allestito la mostra fotografica, chi ha realizzato i video. Ringraziamo in particolare Dario Pirovano, che è responsabile e coordinatore del progetto di questa giornata che si materializzerà di qui al pomeriggio. Infine ringraziamo con enorme affetto il segretario generale della CGIL Susanna Camusso, che ha accettato il nostro invito e che con noi celebra i 120 anni della Camera del Lavoro di Monza. Grazie a tutti voi che siete qui, che condividete la nostra soddisfazione, il nostro orgoglio, che riconfermate il vostro senso di appartenenza alla CGIL. Quella di oggi è un po' anche una cerimonia, un rito, e non ne disprezziamo affatto il senso. Serve a guardare alla prossima settimana, al mese prossimo, al prossimo anno, con maggiore fiducia e convinzione. Siamo la CGIL. Grazie. Nel mese di luglio dello scorso anno, la locale società di mutuo soccorso fra gli operai meccanici, fattasi iniziatrice della costituzione di una camera del lavoro qui in Monza, invitava le società consorelle a manifestare il loro avviso in proposito. La costituzione delle camere del lavoro, non esitiamo a chiamarla principio di giustizia. È principio di giustizia che di fronte al capitalismo, ad una classe possidente, con tendenze ed aspirazioni sue proprie e con suoi interessi speciali, esista un'altra enorme massa d'uomini,
una classe non abbiente, con tendenze, aspirazioni ed interessi che differiscono naturalmente da quelli del capitalismo. E nessuno, certo, sano di mente, penserà a negarlo. E nessuno, certo, sano di mente, penserà nemmeno a negare a questa massa d'uomini, a questa classe, che rappresenta un grande fenomeno sociale e che ha un suo proprio interesse comune, il diritto di tutelare questo suo proprio interesse. A quella stessa guisa e maniera che padroni, commercianti, industriali, i capitalisti insomma, provvedono a se stessi con le borse, con le unioni, coi sindacati, con le camere di commercio. E ciò fanno liberamente nella cerchia delle leggi, ed anzi svolgono questi loro istituti col favore e con l'appoggio di codici e di leggi speciali. Allo stesso modo con cui pensa e può pensare, il capitale a proteggere sé medesimo è principio di giustizia, possa pensare ai suoi interessi il lavoro. E ciò tanto più quando si abbia presente che il capitalismo, nella larghezza dei mezzi che producono per sé altri frutti, trova un'assicurazione di permanente favore, mentre il lavoratore, per tutta sua fortuna, non ha che le sue braccia e la sua intelligenza. Ed è unicamente da questi capitali personalissimi e dal lavoro, prodotto appunto dalle sue braccia e dalla sua intelligenza, che trae i mezzi di sostentamento e di vita. Negare, disconoscere al lavoro il diritto di difendersi, sarebbe quindi una palese ingiustizia, come un attentato al diritto sacro del vivere. Se l'antichità ritenne il lavoratore un qualche cosa come di aderente alla gleba, e negava e disconosceva questa cosa ad altrui, a questo schiavo, ogni diritto di riunione e di associazione, le riforme politiche l'hanno oggi pareggiato ad ogni altro cittadino, almeno nei diritti politici, e, pur lasciando per un momento ogni altra più radicale e a nostro avviso più giusta affermazione, oggi ogni più corretto e misurato conservatore economista, mentre chiama il lavoro l'altro dei fattori della ricchezza, afferma doversi, per il comune benessere, ritenere il lavoratore come l'associato ed uguale del capitalista. Ora, se queste non sono vane formule ed ipocrite parole, data una classe assai rilevante per forza numerica, e fra tutte importante per la funzione sociale che esercita, che altro sarebbe se non flagrante ingiustizia negare a questa classe, che ha interessi suoi propri, i mezzi di provvedervi, di porsi nella tutela di questi suoi interessi, nella condizione di eguaglianza, almeno relativa, con l'altra classe capitalista? Con quest'altra classe, che è già più forte per sé, e da cui leggi ed ordinamenti accordano già tanti altri privilegi. Questo istituto ha per scopo di servire di intermediario tra l'offerta e la domanda di lavoro, e di patrocinare gli interessi del lavoratore in tutte le contingenze della vita.
ringrazio veramente di cuore la Camera del Lavoro di Monza per aver organizzato e avermi invitato a una riflessione storica sulle origini della Camera del Lavoro in occasione dei suoi 120 anni. Vorrei dire che questo è il secondo ciclo di riflessione che l'organizzazione sindacale, la CGIL, le Camere del Lavoro organizzano negli ultimi 20 anni. Nel 20 anni fa furono organizzati convegni, studi, iniziative per ricordare i 100 anni di fondazione delle prime strutture sindacali. Questo ciclo è durato fino al 2006, quando celebrammo il centenario della Costituzione della Confederazione Generale del Lavoro, ed è passato attraverso una serie veramente imponente di iniziative in tutti i territori, in tutte le Camere del Lavoro, in tutte le grandi federazioni nazionali, dando l'immagine di un corpo sociale veramente straordinario. Lasciatemelo dire, più che da militante, da storico, da studioso dell'Italia contemporanea, è difficile, forse impossibile, trovare nella nostra storia nazionale unitaria un qualcosa di equivalente al corpo sociale che è costituito dai lavoratori, dalle lavoratrici che hanno scelto di creare, sostenere la CGIL e le sue articolazioni. In quell'occasione, nel corso di quei lunghi anni, una serie anche qui notevolissima di giovani studiosi, ricercatrici e ricercatori hanno scandagliato, hanno approfondito, hanno studiato la storia del movimento dei lavoratori in tutti i suoi aspetti, e ne è uscito un quadro che noi abbiamo in qualche modo riassunto in un concetto che è valoriale, è storico, ma è soprattutto politico, ed è stato il concetto della identità, della grande identità valoriale che ha attraversato, che aveva attraversato quei 100 anni e che ha avuto un significato forte, perché, e questo va detto, perché avveniva contemporaneamente a una fase in cui il disimpegno e la negazione dell'identità, dei valori, della storia era diventato purtroppo anche all'interno della sinistra un elemento quasi di qualificazione. Sola, devo dire sola, la CGIL ha avuto la forza e il coraggio nei suoi gruppi dirigenti, in coloro che in qualche modo hanno creduto in questo, di aprire invece un coraggiosissimo percorso di riflessione sulla propria storia, sulla propria identità, ben sapendo che il modernismo culturale dell'epoca tendeva a svilire queste operazioni, a considerarle come cose da residuato. La modernità era ben altro. Vi ricordate quel ventennio? Era il ventennio nel quale tutti, a sinistra e meno, sostenevano che bisognava dare un taglio a quella storia, che stavamo parlando di reduci, stavamo parlando di cose che non ci aiutavano, non ci aiutavano ad andare in Europa, non ci aiutavano nella globalizzazione, non ci aiutavano nella, eccetera, eccetera. Di fronte a questo, la CGIL, con grande coraggio, ripeto, com'è nella sua tradizione, la tradizione del movimento operaio, che ha una sintonia con i riferimenti intellettuali straordinaria, la CGIL invece tenne ferma, senza burocratismi, lo posso testimoniare di persona. Non ho mai ricevuto, non ho mai letto una circolare confederale o di un qualsiasi segretario che ha sostenuto cosa bisognava ricercare, come ricercarlo, in che direzione. Una assoluta sensibilità ha consentito, ripeto, a centinaia di studiosi, soprattutto a livelli locali, di andare a fondo, e quello che è emerso è stato appunto, come dire, il riconoscimento che nella storia di questo paese, ai noi, nonostante tutte le cose che venivano allora affermate, nonostante tutto, c'è una sorta di grande macigno, c'è una sorta di presenza inamovibile
che si può attaccare, sgretolare, bruciare come fecero i fascisti, ma che nella sostanza si riforma continuamente. E questo è stato il primo elemento anche per noi studiosi, diciamo, di grande interesse. Stavamo studiando la storia non di un fossile. In genere, quando si parla di memoria, la memoria viene applicata a cose finite. Si usa la memoria in realtà quando i cicli vitali sono chiusi e quindi c'è la nostalgia, c'è il ricordo. Qui invece la memoria veniva applicata a un organismo che era vivo e vitale, che si rinnovava, che cercava nel suo passato non delle facili conferme, al contrario, individuava i passaggi difficili, le sconfitte, le contraddizioni, ma in qualche modo le applicava a quello che voi avete chiamato anche oggi, nel 120esimo, l'orgoglio della storia e per guardare al domani. È questo l'elemento, a mio giudizio, culturalmente più significativo di un ventennio, per altri versi piuttosto triste anche dal punto di vista delle innovazioni culturali, quello cioè in cui il mondo del lavoro ha con forza ribadito che la storia di questo paese è una storia che non può prescindere, come non ha potuto prescindere precedentemente, dal suo ruolo, dai suoi valori, dalla sua combattività. Cosa è cambiato? Perché bisogna dirlo. Il quadro che ha fatto il segretario nella sua chiarezza è esemplificativo. Oggi il 120esimo avviene in un contesto che da un lato conferma l'orgoglio dell'identità. Sono passati altri 20 anni, sono stati appunto anni anche questi durissimi, però ancora altri 20 anni, per così dire, ci riportano qui a discutere, a riflettere su che cosa è stato l'organizzazione sindacale, su cosa sono state le camere del lavoro. Il contesto è cambiato, bisogna prenderne atto. Molto rapidamente, quando iniziamo a discutere del centenario, noi stavamo concludendo un ciclo, era il ciclo della Prima Repubblica, era il ciclo dei grandi compromessi di welfare, era quel ciclo nel quale, crollata l'Unione Sovietica, sembrava possibile in qualche modo costruire un'Europa che, nonostante le strettezze dell'integrazione monetaria, poteva aprire uno spazio di integrazione sociale, di sviluppo economico, che poteva consentire anche al nostro capitalismo, per la verità un po' asfittico, di cimentarsi su un terreno più largo. I partiti storici avevano esaurito la loro funzione, movimenti torbidi per così dire, ma al tempo stesso movimenti vitali si esprimevano nella società. L'organizzazione sindacale, dopo un periodo, gli anni che precedono la fine del millennio, era stato caratterizzato da una stagione di pluralismo sindacale con punte di accentuata tendenza a ribadire ciascuno le proprie identità e a confliggere in qualche modo. Alla fine del millennio la CGIL riuscì in qualche modo, antivedendo e in qualche misura neutralizzando l'effetto critico che derivava dall'onda internazionale, e riuscì con la stagione dei diritti a rinnovare se stessa e a riproporsi come soggetto in campo. Oggi il quadro appare caratterizzato da alcuni elementi che, come dicono gli studiosi, segnano un mutamento di paradigma, un autentico mutamento di paradigma. Alcuni elementi sono persistenti: la crisi del sistema politico, la crisi istituzionale, la crisi della Repubblica, che è diventata crisi della nazione, perché al centro della questione attuale per il sindacato vi è il dato che è il sistema nazione, che in qualche modo è fragile, e nonostante l'impegno straordinario del Presidente della Repubblica,
noi avvertiamo chiaramente che l'insieme del sistema presenta delle sconnessioni che sono gravi in sé e sono ancora più gravi in rapporto a quei paesi che invece sono riusciti a tenere le connessioni nazionali. E poi naturalmente su queste persistenze la questione politica più significativa che oggi ci si pone è il giudizio, la valutazione che dobbiamo dare sul berlusconismo, su Berlusconi. Noi non possiamo in qualche modo non considerare che riflettendo oggi sui 120 anni sappiamo che gli ultimi 20 la CGIL li ha trascorsi opponendosi con coerenza e con forza a quella che è stata una forma politica pericolosa sotto tanti punti di vista, che ha eroso le basi della democrazia, che non ha aiutato a uscire il paese dal declino industriale che per la verità precedeva il berlusconismo, che non ha offerto nessuna di quelle soluzioni liberali, per così dire, che in qualche modo potevano anche, se opportunamente utilizzate, aiutare il paese. Mi chiedo, e lo dico con molta brutalità da storico, non so se il Presidente del Consiglio ha una cultura storica sensibile a questi temi, però una cosa appare chiaro: il modo con cui è uscito o sta per uscire di scena Berlusconi ha qualche elemento di grande differenza rispetto a un auspicato 25 luglio. Forse in questo paese non c'è stato ancora un 25 luglio, e il che getta luce: è un governo Badoglio o è il primo governo di Salerno? Guardate che la storia è come la matematica, ritorna sempre tutto, non sembra che io stia parlando d'altro. Ritorna sempre tutto, perché a secondo di come incastriamo l'analisi degli avvenimenti ne possiamo trarre delle prospettive adeguate per il futuro. E per la CGIL è particolarmente importante oggi capire la scansione in cui ci troviamo, perché è dalla scansione che possiamo trarre lumi, perché quell'enorme presenza sociale che abbiamo poi si traduca anche in orientamenti politici efficaci. Un secondo elemento importante insieme a questo, e che ci richiama, e lo dirò poi perché questo ragionamento ha un riferimento con la storia, l'ho capovolta, non ho cominciato dal 93, ci arriveremo al 1893, un altro elemento importante è questo, io credo. Oggi noi abbiamo ondate fortissime di populismo, è un tema sul quale si torna a parlare spesse volte soltanto per sentito dire. Leggevo ancora recentemente un editoriale del Corriere della Sera, ahimè divenuto un giornale sempre meno attento alle analisi serie, e anche lì il populismo veniva condannato con riferimento alla prevalere della cultura di sinistra su un popolo di destra. In realtà è il contrario. Il populismo che dilaga non è l'espressione del prevalere della cultura politica della cultura politica di sinistra, è al contrario. È la regressione e la sconfitta della cultura politica di sinistra su un popolo che presenta pulsioni di rinnovamento e di giustizia. Il populismo coniuga in questo modo un arretramento e un disorientamento, una sconfitta della cultura politica di sinistra, del modo con cui la politica di sinistra ha inteso la democrazia, lo sviluppo, le istituzioni, il ruolo del lavoro, e ciò che in qualche modo invece a livello di larghe masse viene percepito come un prevalere dell'ingiustizia, come un prevalere delle élite, dei privilegiati che si approfittano della crisi per... È l'insieme di questi sentimenti che genera il populismo, più ancora
del berlusconismo televisivo e mediatico. E l'Europa questo lo ha ben capito, dove, passata l'ondata in cui l'Italia si identificava negativamente su Berlusconi, c'è molta attenzione ai nuovi fenomeni di svuotamento della democrazia, come il grillismo e altri fenomeni di telecrazia o di democrazia internauta, che hanno come presupposto quello di ritenere che la partecipazione diretta dei lavoratori e dei cittadini alle istituzioni democratiche possa saltare tutte le fasi della mediazione parlamentare, della rappresentanza e così via. Questa è una grande sfida per la CGIL, è una grande novità. È una grande novità perché per la prima volta il rapporto libertà-democrazia, garantita dalle istituzioni repubblicane, sembra separarsi, sembra aprirsi una contraddizione. Più libertà per meno democrazia, più democrazia per più autoritarismo, da queste più democrazia per più ingiustizia, più elite potenti e arroccate nei loro privilegi e più masse di iloti escluse dai percorsi delle decisioni? Badate che questo è il cuore che la CGIL del 1893, le Camere del Lavoro allora, avevano messo in discussione in crisi. Voi avete sentito, mi ha fatto piacere che è stato letto, qual era la parola chiave che nel 1893 veniva ripetuta? Era giustizia. E non era giustizia intesa nel senso generico della parola, era giustizia intesa in riferimento alla contrazione del potere di altre classi sociali. Giustizia e democrazia non significano uguaglianza di tutti. Giustizia e democrazia, quando nascono le Camere del Lavoro, significa delimitazione dei poteri esorbitanti che classi sociali possidenti, padronali, esercitavano a danno dei lavoratori e dell'intera collettività. La nascita del sindacato è un fenomeno fondamentale di democrazia esattamente per questo motivo, perché fa nascere i diritti del lavoro in diretto riferimento alla delimitazione giuridica, contrattuale, legale e di fatto dei diritti che non sono diritti ma sono privilegi, sono sopraffazioni, sono situazioni nelle quali i cittadini, i lavoratori non sono più dei soggetti paritari all'interno dell'organismo statale, nazionale, della comunità. Ed è esattamente questo che in qualche modo oggi si ripropone come motore, così come l'identità, la nostra identità valoriale per 20 anni è stata il motore della nostra azione. Oggi il punto fondamentale che lega la difficoltà, la prospettiva del sindacato e la situazione generale del paese e della nazione, ma più in generale del contesto internazionale, sta nell'architrave della giustizia, sta nell'architrave per cui occorre che i ceti che in qualche modo hanno o intendono esercitare i loro poteri economici, politici, mediatici, prescindendo da tutti i processi di organizzazione, di partecipazione, di decisione di quella grande massa della popolazione che, come veniva detto allora, era decisiva come fattore della produzione, se tutto questo in qualche modo è in gioco, vuol dire che ancora una volta l'organizzazione sindacale è il crocevia delle contraddizioni e delle possibilità del paese. Perché dico questo? Perché quando nascono le Camere del Lavoro, l'Italia attraversava una situazione di crisi e gli organizzatori sindacali, i primi organizzatori, non si trovavano certo in una situazione di favore. Al contrario, erano uomini ignoranti, privi di collegamento, non avevano
dietro di loro altro che la loro piccola esperienza e la volontà determinata di contrastare evidenti situazioni di intollerabile ingiustizia. Non solo, ma lo Stato e i padroni per 10 anni hanno duramente represso questo movimento. Non sono state rose e fiori, non è che è nata la Camera del Lavoro e da allora è iniziato un percorso idilliaco. Da allora è iniziato un percorso durissimo, la Camera del Lavoro è stata sciolta, Monza, Milano sono state teatro degli spari terribili, delle cannonate di Bava Beccaris, Milano, non Bugerru soltanto. E la Camera del Lavoro è dovuta rinascere e il movimento camerale e sindacale ha dovuto combattere duramente. Ma nel 1896, badate bene, 3 anni dopo la nascita delle Camere del Lavoro, dal 93 più o meno in tutta Italia si diffonde questo movimento, in Italia gli studiosi dicono che inizia il grande miracolo economico, la prima industrializzazione. Ci sarà un rapporto? C'è un rapporto che collega la formazione dell'organizzazione sindacale sulla base di quei valori che avete sentito? Ci sono i valori della coesione, ci sono i valori per cui il lavoro non è che si chiama fuori e contro, l'anarchismo è sconfitto, il movimento operaio non è più un movimento che tende a distruggere, il movimento operaio ha capito perfettamente che l'organizzazione sindacale significa stare dentro il sistema produttivo. Ci sarà un collegamento se questo processo che parte dal 93 nel 96 incontra, a seconda e in qualche modo quasi determina l'avvio della prima industrializzazione, la prima grande industrializzazione italiana, quella che getta le basi di molti dei marchi di cui si parlava, quella che crea per la prima volta in Italia un sistema industriale significativo che poi si svilupperà successivamente. Ebbene, io credo di sì. Io credo che l'organizzazione sindacale, le Camere del Lavoro, con quei valori, con quelle lotte, con quelle forme di democrazia e di partecipazione, con quella mobilitazione di energie che determinano nei territori, hanno un ruolo decisivo nell'orientare, nello spingere una classe imprenditoriale che in qualche modo stava superando i vecchi legami con l'aristocrazia, con la rendita, con le forme manifatturiere primitive, incontrando una classe operaia sensibile, disponibile, che predicava i valori del contratto, i valori della collettività, della solidarietà, dell'impegno professionale nel lavoro, la tenacia con cui i vecchi operai imparavano il mestiere e l'organizzazione sindacale come organizzazione anche di questo. Monza, i cappellai, come si fa a dimenticare che qui è uno dei grandi crocevia in cui la grande professionalità del lavoro si incontra con il ruolo sociale territoriale unificante delle Camere del Lavoro. Ebbene, tutto questo, l'opera di alfabetizzazione, di educazione, l'etica del lavoro che in qualche modo si sprigiona, è uno dei grandi fattori che determina lo sviluppo industriale del paese. E quando nel 1944 il paese nuovamente in una situazione drammatica dopo la guerra va a rinascere e a ricreare le condizioni materiali della propria esistenza, sono ancora una volta le Camere del Lavoro e i lavoratori che attingono a questa grandissima capacità di impegnarsi che li porta nel 48-49 a formulare con Di Vittorio il grande piano del lavoro, grande operazione di politica economica, ma anche grande operazione di stimolo all'imprenditoria, al capitalismo, grande operazione di mobilitazione delle risorse umane dei lavoratori. E allora è evidente che il quesito che ci torna è questo: è possibile immaginare oggi, di fronte a un cambio di paradigma così radicale, detto in sintesi, la fine del welfare del precariato, di quel tipo di welfare in cui in qualche modo tutto rientra, si lavora poco, si ottengono piccole cose,
si pagano poche tasse, tutto un circuito redistributivo fatto a pezzi e bocconi. La crisi l'ha spazzato via. La crisi che dura e probabilmente i cui effetti strutturali ancora dureranno, ha ricondotto ai fondamentali dell'economia, cioè alla disoccupazione strutturale, che è il dato discriminante, tutto il resto sono chiacchiere. Il dato fondamentale è che nei 5 anni la crisi finanziaria si è trasformata progressivamente in crisi economico-sociale che ha un unico punto comune, di fondo, la disoccupazione strutturale, i tassi di inoccupazione, la disoccupazione che veleggia tra il 10 e il 15 per i giovani e le donne, eccetera, eccetera. Inutile che vi ripeto cose che ben sapete. E allora io mi chiedo se questa situazione, che da noi deriva da un declino industriale che è iniziato da lontano, se è stata accentuata dalle politiche europee, che sicuramente hanno in qualche modo premuto l'acceleratore su politiche che hanno gravato e spinto nella direzione di aumentare la pressione sul mondo del lavoro, sul mercato del lavoro, sul reddito e sulla disoccupazione. Se tutto questo avviene in una situazione in cui la competizione internazionale ha assunto elementi ormai prevalenti, predominanti, io mi chiedo, ma chi in qualche modo e come ha retto quest'urto? Allora, se noi esaminiamo questo, ci rendiamo conto che l'urto è stato retto da chi ha creato un sistema paese, come si diceva qualche anno fa con una retorica che era divenuta insopportabile. Ma come si crea un sistema paese? Perché una cosa è chiara, lo è chiara in Brasile, in Sudafrica, dovunque, non sono le multinazionali che fanno la politica generale, sono gli stati organizzati attraverso lo strumento delle multinazionali che sono riusciti a trarre beneficio dalla globalizzazione. E che cosa ha consentito a 10 paesi, non di più, purtroppo non a noi, di attivare un circuito positivo in virtù del quale la globalizzazione si è trasformata in qualche modo, che poi è competizione internazionale esasperata, si è trasformata in qualche modo in uno strumento di tenuta? I passaggi sono semplici, ormai li conosciamo. Modelli di riferimento ce ne sono moltissimi, sono diversi, ma uno su tutti ci riguarda e col quale dovremo fare i conti, ed è il modello tedesco. Modello che ha approfittato, lo sappiamo, sicuramente della moneta, dell'euro, di tutte queste cose, ma il punto è un altro in questo contesto. Il punto è che quel sistema ha retto perché ha accettato la sfida della competizione internazionale. E l'ha accettata subspecie di sfida nazionale. Subspecie di sfida nazionale. E perché l'ha accettata così? Perché ha interpretato la dimensione nazionale partendo da quel concetto che leggeva prima il nostro giovane studente. Un sistema nazionale competitivo se ha al suo fondamento la coesione dei fattori della produzione. Ma come si forma la coesione dei fattori della produzione in un sistema in cui la competizione è diventata furiosa e non ti lascia margini? C'è un solo punto. È certo che è l'innovazione tecnologica, è certo che è la capacità di investire i capitali, è certo tutto questo. Gli economisti su questo ci hanno scritto migliaia di libri. Ma un punto è fondamentale. Non si può avere coesione sociale e sistema nazionale se la strategia dei decisori economici e politici ha come fattore di riferimento la compressione del potere dei diritti del lavoro. Questo è il punto discriminante. Coesione è basato sul fatto che il fattore lavoro è un fattore di valorizzazione estrema dello sviluppo, senza del quale lo sviluppo non ha luogo.
La coesione nazionale ottenuta in questo modo ti crea uno scambio tra lavoro e profitto, tra lavoro e capitale, giocato sulla produttività, che ti consente di attutire gli effetti della crisi fiscale dello Stato e della crisi dei sistemi di welfare. Ed è questo sistema che ti consente di agire a livello di competizione internazionale, controllando il decentramento produttivo, gestendo i licenziamenti, gestendo la disoccupazione, operando come appunto un sistema. Ed è a questo livello che si combatte il populismo. Io vorrei farvi riflettere su questo punto. È questo il livello sul quale l'operaio della Volkswagen si trova di fronte alla possibilità di continuare a stare nel sistema politico-democratico tedesco e non ne esce e non ha la pulsione alla deriva, diciamolo nel linguaggio esatto, nazista e anti-europeista. Nella misura cioè in cui il suo diritto di lavoratore e il suo diritto democratico di cittadino è in qualche modo garantito dal fatto che gli effetti della crisi non saranno mai effetti decisi senza e contro di lui. Per la CGIL credo che il passaggio dei 120 anni abbia questi temi come temi di riflessione. Le contraddizioni dell'Europa. Anche qui la dico secca. Io vorrei evitare con tutte le forze che in Europa ci sia la necessità di scegliere tra la democrazia in Grecia o in Italia e la democrazia in Germania. È una contraddizione fatale. Se nei prossimi mesi l'Europa si dovesse ritrovare di fronte a questa drammatica opzione, se cioè il lavoratore tedesco deve decidere che per poter avere la democrazia in Germania deve distruggere la democrazia in Grecia, o se viceversa per tenere il sistema greco italiano occorre portare la Germania sul rischio della nazificazione, del populismo, beh, se questa contraddizione si afferma, io credo che allora sì, veramente, noi corriamo dei rischi gravissimi in Europa. Lo sforzo fondamentale va fatto nell'impedire che si crei questa polarizzazione. E la CGIL ha un ruolo fondamentale, perché la CGIL, organizzando il lavoro italiano e avendo una struttura sindacale che ha ancora un peso politico, può esercitare una funzione di discussione, di critica, di proposizione che richiami tutta l'Europa, tutto il mondo del lavoro europeo a riflettere su questo punto, ma non con facili compromessi. Badate, anche qui ai lavoratori bisogna parlare chiaro. Non vi illudete che la via sia il facile ricorso al quantitative easing e agli euro bond. Probabilmente non è quella la via. Bisogna fare uno sforzo per andare oltre. La mutualizzazione del debito, e la stampa di carta moneta, ancorché sia stata importante in questa fase, da sola non garantisce che ci siano le condizioni per quello sviluppo come ci furono nel 1896. Occorre che il lavoro faccia un grande sforzo in Italia e in Europa, perché queste concezioni, che sono possibili e non hanno nemmeno lì dato risultati eccezionali, negli Stati Uniti, non vengano importate meccanicamente, non vengano e divengano il filo conduttore di una politica economica italiana ed europea che non avrebbe possibilità di risultati. Io credo che nei prossimi mesi in Italia, ma soprattutto in Europa, noi andremo a una rinazionalizzazione delle discussioni di politica economica.
la tendenza possibile che si intravede è quella di una discussione sul rilancio dell'Europa a livello intergovernamentale. Questo tipo di discussioni penalizza il sindacato, penalizza il lavoro, penalizza il mondo, la CGIL stessa. Occorre, io credo, sulla questione dell'Europa e del ruolo del sindacato e del lavoro in Europa, assumere una forte iniziativa, assumere con coraggio e vendere, tra virgolette, con coraggio i nostri patrimoni storici più validi. Il ruolo delle nostre camere del lavoro, che sono un modello specifico, che ci è stato invidiato sin dall'inizio del Novecento da uno studioso come Sombaro, un tedesco, che ne aveva fatto uno dei grandi modelli del sindacalismo. La CGIL deve aprire un grande confronto col sindacalismo europeo, mettendo in primo piano quelle che sono le sue caratteristiche, le funzioni delle Camere del Lavoro, il sindacalismo confederale, la capacità di unire le lotte dei lavoratori con le strategie di politica economica. Ma deve anche, a mio giudizio, compiere un coraggioso salto in avanti di politica economica e culturale. Non illudiamoci che nei prossimi mesi il solidarismo possa sostituire tout court le politiche economiche che stanno per essere decise a livello di stati europei. Nel concludere, io voglio ripetere quello che in qualche modo avevamo tratto come lezione dalle vicende del ventennio precedente. La CGIL non ce l'ha data a Gesù Cristo, non ce l'ha data a Dio, non è un'invenzione perenne. La CGIL è una costruzione storica e, come tutte le costruzioni storiche, cresce, vive e può morire. Non c'è nulla di catastrofico, così è stato nella storia e così probabilmente può essere. Noi diciamo che questo però può e deve essere in tutti i modi evitati, perché noi non intravediamo, non ci sono strumenti più efficaci per i lavoratori e per un sistema paese di quello di una grande organizzazione sindacale partecipata da milioni di lavoratori per poter mantenere viva la dignità, i valori e le speranze di milioni di giovani. Ed è in questo senso che io sono fermamente convinto che i 120 anni sono solo una piccola tappa in una evoluzione, in una prosecuzione del cammino della storia della CGIL, che con tutte le difficoltà, con tutti i limiti che conosciamo, rimane pur sempre la migliore e la più importante espressione dell'intera storia nazionale di questo paese. Concludo con come facevano i vecchi dirigenti, dicendo: viva la Camera del Lavoro di Monza, viva la CGIL. Grazie. Che torinesi, e con le
La patria è il vero, sempre più donne vestite di nero, all'arte che sono in macerie delle città. Il 10 marzo il giornale a Milano rilancia l'appello in PC clandestino. Gli controllano la finta di sapere, si accende la foglia nelle camicie nere, ma guarda quando lavora si stendono da noi, perché scendo da in sciopero che domina la moratoria. Tratto da un'intervista a Natalia Sambo, operaia e partigiana. Durante il fascismo, la vita in fabbrica era soffocante. E da qui è nata la mia repulsione per quel modo di intendere la vita. Non si poteva chiacchierare, ma solo lavorare. C'era sempre una persona che ci sorvegliava. Non si poteva neppure masticare una pastiglia, sempre con la testa china giù, sul lavoro da fare. China giù con la cuffia. E quell'orribile tuta da lavoro, era un'orribile gonna pantalone fatta a tuta. Era vietato persino portare le calze corte. Allora non avevamo le calze di seta, solo le calzine corte di cotone, ma anche quelle erano proibite. Maniche lunghe, anche d'estate, e poi sempre quella cuffia in testa, sembravamo un circolo di pazze, una cosa incredibile. Una delle mie amiche ha cominciato a tagliare quell'orrenda gonna pantalone, e allora tutti abbiamo cominciato a tagliare la gonna pantalone. Il capo reparto addirittura era sorpreso e perplesso, però non ha potuto dire niente, perché ha visto che prima due o tre, poi, insomma, tutti abbiamo fatto così. Queste in fondo per lui erano cose di poco conto, erano importanti per noi ragazze. Piuttosto, la paga era poca, scarsissima la possibilità di migliorare il proprio lavoro o la possibilità di cambiare lavoro. Tutto era discrezione del capo reparto e del capo squadra. Si potrebbe pensare che non si poteva esprimere la propria idea, ma la tragedia consisteva nel fatto che non circolavano idee diverse, sembravano non esistere, a meno che in casa ci fosse qualche genitore antifascista, che però con i genitori era molto prudente, perché si correvano dei rischi enormi, tanto più grandi per chi era più povero. Comunque, nel marzo del 1943, in occasione dei primi scioperi, una donna del nostro reparto ci ha unito e ha tenuto quello che non sapevamo si chiamasse comizio. Il nostro stupore era enorme, perché si fermava al lavoro, per protestare, perché per molti di noi, per la prima volta, sentivano ragioni diverse da quelle del regime. Naturalmente quella donna
scomparve immediatamente e fino alla fine della guerra rimase in clandestinità. Ma era stato come avviare dal nulla tutta una serie di riflessioni che neppure immaginavamo di poter fare. Le ragioni di quei primi scioperi erano contro il caro vita e la mancanza di vitto sufficiente, essendo tutti i generi alimentari sottoposti a tesseramento. Le madri soffrivano per i figli. Mia sorella piangeva a tavola perché il pane non le bastava. Posso solo immaginare come dovesse sentirsi mia madre. E allora, come quasi tutte le donne, partiva in bicicletta a cercare un po' di farina, uova, fagioli, beni di prima necessità. Ma il momento più difficile è stato quello dell'insurrezione che ha preceduto la liberazione. Il movimento partigiano ha pensato subito di presidiare le fabbriche. Il rischio era che i tedeschi volessero minarle e distruggerle. Allora cosa succedeva? Si era senza lavoro. E quando avremmo potuto cominciare a lavorare? Anche la fabbrica in cui lavoravo fu presidiata appena scattata l'insurrezione. Devo raccontare un episodio in un certo senso divertente, perché è finito bene. Dunque, sul tetto dello stabilimento erano appostati i soldati tedeschi per proteggere la ritirata. Intanto, nei ripiani sottostanti, si preparavano i piani per l'occupazione nella fabbrica nella fase dell'insurrezione. Una delle responsabili del movimento clandestino voleva che, al momento della liberazione, tutti gli occupanti della fabbrica indossassero un fazzoletto rosso al collo. Si decise così di utilizzare le tele per i pneumatici delle biciclette che si producevano in quello stabilimento. Quindi, sotto gli occhi abbastanza divertiti dei tedeschi, le ragazze come me tagliavano le tele a forma di triangoli e poi le mettevano in un grande pentolone della mensa a bollire con il colore. Peccato che il colore fosse scarso e quindi questi triangoli erano arancione scuro, non rosso, ma comunque la soddisfazione di avergliela fatta sotto il naso è stata enorme. Quando il 26 scatta l'ordine dell'insurrezione, gli operai che presidiavano la fabbrica catturarono i soldati tedeschi, lasciati a presidiare la zona. Erano una ventina. Li portarono alla fabbrica, all'interno della fabbrica, per impedire rappresaglie. Mi ricordo che arrivò una donna disperata, a cui i tedeschi avevano fucilato il figlio partigiano in montagna. Voleva avventarsi contro di loro, è umanamente comprensibile, ma i responsabili partigiani gli hanno detto no, non fare come loro. Se hanno sbagliato pagheranno, noi non facciamo giustizia sommaria. A me, in quel momento, è proprio sembrato che il mondo fosse cambiato. Nessuno ha fatto nulla a quei soldati, che sono stati consegnati agli alleati dopo il loro arrivo. Purtroppo, in quei giorni, è morto, ucciso dai tedeschi, il nostro compagno Paolo Grassi. Era andato tutto bene. Poi, al ritorno della fabbrica, era nuovamente salito sul tetto, dove altri compagni stavano parlamentando con un gruppo di tedeschi in fuga. Si è alzato in piedi e dalla strada lo hanno immediatamente colpito. È stato l'unico caduto. Oggi, al posto della fabbrica, c'è una scuola, un istituto tecnico che è stato dedicato a lui, Paolo Grassi. Chissà se gli studenti in occasione... Se agli studenti in occasione del 25 aprile gli insegnanti racconteranno chi era Grassi. Lui sicuramente non aveva l'obiettivo di essere un eroe, ma solo un bravo lavoratore impegnato a immaginare un mondo diverso da quello in cui gli era capitato di vivere. Imiteremo Brescia e Rasciol, stende a te la mano borghesia, è un uomo indegno di guardare il sole. Le macchine stridenti, di lagna, di pezzenti e pallide piangenti tra le scorte. Abbiamo visto delle cose brutte, che la guerra è brutta, capito?
l'abbiamo conosciuto proprio il tempo della guerra, capito? I bombardamenti. Francia allerta! La mia famiglia, essendo antifascista fino dal 1919, quindi era assegnata e non mi davano neanche il posto di lavoro. Quindi neanche la scuola. Alla scuola, quando davano i quaderni del patronato, io e mia sorella e mio fratello non ce li davano. Ci fanno passare e dicevano questi qui no, e non lo sapevamo perché. Era 14 anni, capito? Non puoi avere proprio... sì, ti dicevano qualche cosa, ma sempre, anche quando non avevi vicino della gente che sapevano più di noi, capito? Perché magari facevano soltanto la quinta e poi basta. Poi la famiglia anche. Te dovevi capire anche la famiglia. Se non si parla in famiglia, te capisci. Non puoi imparare, avere una direttiva. E se non si parlava in famiglia. In fabbrica negli anni che della guerra, del 40, 43, vero? Abbiamo capito che cos'era la guerra. Allora abbiamo cominciato a unirci così perché appunto le donne erano molto, molto sottovalutate. Forse la guerra ci ha anche risvegliati perché ci sentivamo di aiutare. Sapevamo che avevamo o fratello o al fronte, ai diversi fronti. Ci siamo organizzati, quindi ci siamo organizzati con gli uomini che erano del CDL, del CNL, così, e abbiamo costituito l'Unione Donne Italiane, io e un'altra mia compagna, adesso non c'è più. Non era facile, perché bisognava sapere a chi andare a portare la tua voce contro a questa situazione, contro la guerra, contro i tedeschi, contro fargli capire che cos'era, perché avevano solo paura. E c'erano delle spie, diciamo così, no? Cioè, c'è sempre dentro, no, queste persone che loro devono sempre stare attenta prima di pronunciare qualche cosa, no? Del mio lavoro. Il primo sciopero del 43 è dovuto dal Sesto San Giovanni, erano tutti uomini, c'era tutta la meccanica più grande perché se ne parla ancora oggi. E così non è che abbia fermato tutti gli stabilimenti. Si prendeva la cosa così, però non eravamo proprio coscienti, proprio, non so dire. Che avevo la paura perché mi ci portavo in Germania e non si tornava più. Oppure ci mettevano appunto con le prigioni che c'erano e ti seliziavano per farti parlare, per farti dire chi, con chi sei. E quindi fra noi non è che ci conoscevamo, avevamo tutti un nome di battaglia. Ma c'era da scherzare, Allora, quando hanno ucciso i nostri ragazzi, siamo andati a vederli e poi pensare, la testa da questa parte non era da lì, perché erano traditori, capito? E poi la paura, vero? Noi abbiamo visto tutta la gente appesa quando hanno ucciso tutti questi ragazzi. Oh. Il 8 marzo, quindi già sì, abbiamo costituito questo adesso è festa, allora non era festa, era battaglia, era lotta, questa Unione Donne Italiane che ho costituito, quindi stabilimenti di tessitura ce n'erano diversi quindi in mercati e li abbiamo fatti fermare tutti. Dopo siamo usciti. E dopo non volevamo tornare dentro, allora
Ci ha detto siamo tornati, guardate che si mette in Germania, o uno o l'altro, mi ha detto tornare per suo lavorare, finito, ma no, andare anche all'ospedale, da Giorgio. Capire di parlare con... E dicono, perché dicono, sembra quasi impossibile che noi abbiamo fatto questa vita. Capisci quello che voglio dirti? Sembra impossibile che noi abbiamo fatto una vita così. Abbiamo costituito noi il gruppo, si chiamava Gruppo Difesa della Donna, perché ci siamo messi in un gruppo senza politica, proprio per difenderci, ma per voler i nostri diritti di donna. Voleva dei diritti di donna, perché anche come stipendio era una mancia che si prendeva, quindi volevamo l'aumento di stipendio, sempre stipendio, con un seguito, no? Ma dal 43 al 45 c'è stata solo una lotta, che per esempio noi aiutavamo i partigiani in montagna, aiutavamo i partigiani che ci riunivano per farci capire cos'era la politica. Non c'erano i politici, il CLE era politico. Tu mi devi in un locale ci si riuniva la sera e lui ci si preparava per andare a lavorare ai partigiani che erano in montagna, perché d'inverno ci voleva lasciare per passare lontano i guanti. Tutti i lavori per i partigiani e poi si andava sulla cascina a nascondere tutte quelle cose lì, capito? Io e mia sorella. Per esempio c'erano i bombardamenti, allora ci si fermava perché c'era l'allarme, andavamo fuori nelle campagne dove fuori si, oppure c'era una specie di non andavamo solo, cioè avevamo paura e lì si parlava di cosa succedeva, si parlava di cosa succedeva, quindi sentivamo una l'altra quell'altra cosa ne pensava e allora noi che eravamo ormai organizzate cercavamo di nel 45 in avanti abbiamo cominciato a fare le notti grandi che potevamo fare a luce aperta, mentre dal 43 al 45 tutto di nascosto, non ci conoscevamo l'una con l'altra. Per esempio io bambina lei andava qui a Velasca, di quelle parti lì, c'è un cascinotto medicale ferito, ma io non lo sapevo. Un tedesco mi ha preso, mi ha scritto proprio a lungo, nessuno che parlava, poi avevo paura, ho riuscito, mi sono riuscita di levare una mano, gli ho dato uno schiaffo per vedere così, l'ha fatto così. Quindi ci stanno sparando cinque oggi, abbiamo respirato, ci siamo organizzati, appunto abbiamo fatto tutti gli altri possibili, l'8 marzo si faceva le feste, tutti i rigori facevano le feste, eravamo un gruppo grande allora. E da tutto abbiamo cominciato a entrare in politica, chi si è scritto al PC, chi si è scritto alla DC, perché andavano anche quelli che dopo si sono andati nel PC. Mi hanno sposato il chiesa, mi hanno detto io. Sono stata la prima di me a quella di metà. E mi hanno detto bene, ma dove vuoi tu? E io ho detto, come avete sposato delle gente che dovevate vergognare a sposare? Tutti andavamo in chiesa prima alla messa a confessarsi. E io non sono più andata, perché vedere questo.
il clero così cattivo contro di noi che noi difendavamo i poveri, non i ricchi, noi invece difendevamo i ricchi e facevano credere appunto quello che credono ancora oggigiorno. Io non do colpa a nessuno di quello che non sono come me, perché io sono, come ti ho detto prima, sono nata in una famiglia antifascista. Quando noi vincevi i mercati ci hanno prestato la scuola, la divisa. Per me è un'umiliazione, quindi sono venuta grande con certe cose, con certi principi della società, non della politica, della società che mi reprimevano e che quindi sono diventata così di lotta, di lottare, continuo. Io non ci vorrei, però qualcosa ho fatto, però avevo vicino una persona, capito? Lo ricordo con gioia perché ho lottato, ho ottenuto allora. Non è che l'abbiamo fatto e non è valso niente, e abbiamo ottenuto, ci tenevano conto di quello che facevamo. Io sono soddisfatissima di quello, lo rifarei. Rifarei ancora la lotta contro i tedeschi che ho fatto, che ho rischiato, lo farei ancora oggi, se ci fosse più tedesco io lo dico. Dal proclama agli scioperi del marzo 1944. Operai, operaie, tecnici, impiegati. All'appello dei comitati segreti di agitazione, gli operai del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria, di Bologna e di Firenze e di tutti i centri industriali dell'Italia occupata dai tedeschi sono scesi unanimi in sciopero. Con la loro compattezza e con la loro combattività, essi hanno dimostrato che le rivendicazioni per le quali erano stati chiamati a lottare erano esigenze urgenti, vitali
e generali. Essi hanno dimostrato la loro ferma intenzione di difendere il proprio pane e la loro dignità di lavoratori. Essi hanno manifestato ancora una volta tutto il loro odio e il loro disprezzo per il fascismo e l'unanime avversione di tutti gli italiani contro i tedeschi che occupano, spogliano e rovinano il nostro paese. Testimonianze operaie. Quanti operai? Quanti lavoratori? I turni? No. La mattina tutti che arrivano a tutti i paesi della provincia, no? Almeno dalle province, dalle vicinanze, verso la Brianza, verso Bergamo. E si fanno più conoscenze di gente, e poi gente che forse in fabbrica, proprio perché si trovava fra operai, parlava un linguaggio più libero, manifestava i suoi interessi, pur non avendo il coraggio magari di scioperare. E fra questi poi conoscere qualcuno che sa dire cose che per uno della mia età erano quasi sconosciute. Qualcuno che parlava un linguaggio più libero, manifestava i suoi interessi. E fra questi conoscere qualcuno che sa dire... Scusate, ho perso il segno. Qualcuno che magari parlava di storia. Anzi, è il Geravun che suonava il violino. Adesso non mi ricordo più se l'hai conosciuto anche te. Era un violinista. Una sera l'ha portato dentro. Urnach! L'ha portato dentro il violino. Tu sai che io già allora in qualche modo mi appassionavo all'opera, no? La sentivo alla radio. Ma lui, caro mio, mi ha letteralmente scioccato. La sua capacità... Vedi, si può suonare così, poi in ottavi, in sedicesimi, in trentaduesimi, no? E io rimanevo lì, così, perché per me la musica era una roba misteriosa. E poi c'era il Tremolada, quello che noi chiamavamo il Garibaldi. Poi c'era De Micheli. Poi c'erano questi qui che avevano la capacità di dire, alla sera soprattutto, quando c'erano meno capi, meno impiegati, meno ingegneri in giro. C'era praticamente solo il caposquadra, no? E in fondo, fra questi operai e il caposquadra, che era il Zappa, c'era un rapporto confidenziale. Lo consideravano uno di loro. Per cui si scambiava qualche parola sul fascismo e via dicendo. Ma il Tremolada, lo chiamavano Garibaldi, perché se proprio doveva parlare male di Mussolini, lo diceva. Pam, 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 giù! De Micheli, invece, era più ponderato. Si vede forse perché aveva dei collegamenti già precisi. Tant'è vero che poi l'ha deportato. Ed è morto. Ma lui faceva dei discorsi, non definiti, ma ti lasciava capire che c'era qualche cosa di organizzato che si muoveva. Poi quelle discussioni serali, durante il mangiare, o alla mensa che avevamo alla forgia, o lì, con quel che si mangiava lì, nella schiscetta. La fabbrica è stato l'inizio di un nuovo modo di pensare, di agire, di collegamento con gente e via dicendo. Così non può andare avanti. I soldi che ci danno non bastano nemmeno per comprare il poco pane che ancora si può trovare. Le razioni che ci assegnano non bastano alle più elementari esigenze della vita. Non si trova più nemmeno l'indispensabile per cucinare. Grassi, sale, verdura. I padroni, i fascisti ed i tedeschi, in ignobile combutta, sono ben decisi a non concederci nulla. Che fare? Piegare alle prepotenze nemiche e rassegnarci a morire di stenti? No. Abbiamo chiesto con lo sciopero che si prendesse in considerazione la nostra situazione disperata, che ci venisse incontro con qualche concessione. Ci hanno risposto mostrandoci le armi. Alla nostra manifestazione pacifica ci hanno risposto con la dichiarazione di guerra, con una sfida alla lotta suprema. Ebbene, dobbiamo accettare la sfida, la lotta a fondo, con tutti i mezzi, la lotta armata per difendere la nostra esistenza e i nostri diritti. Thank you.
testo è tratto dalla testimonianza di un'operaia degli anni 60 e 70. Sono entrata alla Magneti Marelli che avevo 16 anni. Ricordo ancora il mio primo giorno in fabbrica, piuttosto impressionante. Perché l'azienda era un colosso, immagini capannoni enormi, piuttosto buio. Questi macchinari erano già vecchi quando arrivai io. Basti pensare che la Magneti Marelli era una scissione della Ercole Marelli, erano due fratelli, ed è partita con 600 operai. E quando ho lasciato la fabbrica, lo stabilimento dove lavoravo io, a Crescenzago, eravamo arrivati a 5.400 operai, di cui la maggioranza, oltre 3.000, erano donne. Così tutte queste donne, tutti questi macchinari scuri, chiusi dentro, noi abituati a venire dalla campagna, trovarsi in questo ambiente così pieno di fumi, perché c'erano anche tanti fumi. Ecco, questo clima che ti opprimeva è stato, non dico traumatico, ma ecco, piuttosto scioccante. Ricordo i primi 6 mesi. Se passati 6 mesi andavi bene, ti tenevano, se no ti sbattevano fuori. Io, grazie a Dio, ho superato la prova e sono rimasta. Però dopo 6 mesi mi hanno messa sul tappeto. Ecco, non so se avete presente o se ne avete mai sentito parlare. La catena di montaggio era anche chiamata tappeto, perché era un tappeto che veniva avanti sempre, girava, e ogni 20 minuti veniva avanti un pezzo e bisognava montarlo. Ricordo i ritmi erano così forti, così elevati, in quanto venivano i bruciori alle scapole dal ritmo così forte. Neanche a fare tutti i lavori dalla campagna ci si stancava così. Nonostante che ero giovane, i ritmi erano talmente alti che mi bruciava sotto le scapole. Non piangevo per la vergogna, però mi veniva da piangere per il dolore. Ma non solo io, un po' tutte eravamo vittime dei ritmi disumani. Giù da noi, a Vieste, caporale col fucile, ed era lui che ci obbligava a tenere certi ritmi, qui invece era la catena che ci obbligava. Negli anni duri non si poteva neanche parlare, non si poteva andare al gabinetto, se andava al gabinetto ti veniva addirittura la guardia a spiare sotto il gabinetto. Queste erano cose che la direzione faceva fare, grazie a Dio erano donne, perché prima avevamo solo gli uomini. E ti facevano curare, e non potevi lavarti le mani fino a 20 minuti prima dell'orario. Poi non potevi più lavarti. Ti beccavano dei servizi e ti davano la multa. Io però non l'ho mai presa. Le mie amiche sì, loro si lavavano le mani e prendevano sempre le multe. Poi dopo quel reparto, dopo 3-4 anni, mi hanno mandato nel reparto dove facevano i televisori. Lì era più allegro. Era più pulito, perché il televisore comportava dentro la parte elettrica. Il pannello doveva essere fatto in un ambiente più sano, più pulito, più bello. In questo reparto ho lavorato 4 anni. Poi è stato incendiato. Alla sera, alle 17, siamo andati a casa, siamo arrivati la mattina, abbiamo trovato il reparto bruciato. Allora ci chiamano in portineria e ci dicono: chi vuole andare a casa con la cassa integrazione può andare a casa. Chi non vuole, c'è il reparto delle candele, che sono le candele per le auto, dove c'è il posto per chi vuole andare. Però lì non voleva mandare nessuno, perché c'erano ritmi molto forti, l'ambiente nocivo, c'era la ceramica che ti faceva venire la malattia ai bronchi, la silicosi, e c'era tantissimo rumore, tantissima polvere. La necessità di lavorare però mi ha comunque portato ad accettare quel lavoro. Nel reparto candele ci sono stata tantissimo, e io lì facevo il jolly, perché sono una che ha la memoria visiva. Mi hanno dato prima anche una prova di quello che è il lavoro, perché se io guardo il lavoro lo imparo. Non c'è bisogno che mi spieghino. Quindi facevo il jolly, la candela la sapevo fare dalla A alla Z, cioè dal rame che va dentro il cilindro all'impasto della ceramica, al montaggio della candela. Il lavoro era bello perché non era mai monotono, perché giravi sempre e oltretutto imparavi tutti i lavori. Ti arricchisce anche l'esperienza. Però ad un bel momento ti dava anche un po' fastidio, perché sentivi che non c'era qualifica per questa gente. A chi faceva il jolly andava dato il livello superiore, e invece non c'era. E ti sentivi un po', come dire, usata, e ti dava fastidio. Comunque andava anche bene così. Io sono contenta di essere qui in Lombardia, perché il lavoro mi ha dato tante soddisfazioni. Ho lavorato, ma ho potuto fare tante cose, come comprare la casa a mia madre. Se fossi stata giù non avrei potuto probabilmente fare niente.
oltretutto per il discorso che eravamo tutte donne, senza un mestiere e senza un diploma in mano. La fabbrica all'epoca, ma come tante, specialmente per le medio grosse, non era solo dove si produceva, la sempre facevano le macchine, un CGS, strumenti e nuovi televisori, ma erano una scuola proprio, era la vita, insomma, oltre a garantirti la materia prima, il salario e quella, bisogna ricordarsi della buona materialisti. Ma era un posto in cui socializzavi, praticamente era la tua seconda famiglia. È solo un esempio per te, anche dal punto di vista sociale, su tant'è che molti di loro erano consiglieri comunali e dei comuni, quindi c'era proprio una fucina sociale. Il rapporto con i colleghi, con i compagni di lavoro in modo particolare, è un rapporto buono, anzi di discussione, sia sindacato, politica che si facevano all'interno dell'azienda, e dove consentiva anche da parte nostra di migliorare, di capire quali erano le esigenze dei lavoratori. Vi erano persone che arrivavano da tutte le parti d'Italia, quindi emigranti delle meridioni, e in un momento dove la situazione si stava evolvendo. In effetti il lavoro all'interno del grosso delle maestranze era abbastanza difficile, perché la lavorazione in catena con ritmi molto elevati. Non è che eravamo trattati molto bene, per niente ci davano anche la multa, perché c'era un lavoro sbagliato, magari non per colpa dell'operaia, ma per colpa o della macchina o del telaio che non andava bene, ci davano la multa, perché quando passava il lavoro, perché veniva controllato, ti davano 50 centesimi di multa. Si entrava sul posto di lavoro e da questo punto di vista, oltre ad aver timbrato il cartellino, si aspettava che suonava la campana, come si vuol dire, e poi si iniziava a produrre. Avevamo le catene di montaggio, eravamo cicli di lavoro, quasi quasi non sapevi che cazzo sto facendo, cioè non sapevi cosa, qual era il prodotto finito, per dire come erano le fabbriche, le catene di montaggio. Te devi pensare che quando era estate tu avevi sempre sulle spalle 60 gradi, tra il calore dei motori che te la... E noi vi dicevamo i baff, che capito? Come quando c'è la nebbia. Nel 56 loro eliminarono un reparto, ho fatto una lotta di direzione, dopo quelli che hanno licenziato con me li hanno ripresi tutte e mi hanno rimasti fuori quattro puliti che sindacati. Questi tre sono, gli ha fatto cavolo, anche su 200.000 euro, non pensavo che non andava più quella parte. L'azienda poi applicò nel 1961 la lavorazione a cottimo, un culmine dei lavoratori, perché poi c'è sempre il lavoratore più egoista o meno, e da questo punto di vista cercava di dividere, perché l'unità dell'azienda era molto importante. Riunione con la riunione fuori della fabbrica, no, poi c'era il picchetto, poi dovevamo andare a aiutare quelli della bici in barca perché non riuscivano a fare il picchetto, poi
Che non si pesava? Si faceva il lambro, no? I mercati, si portava in fabbrica noi donne, eravamo in 3 o 4, e non pochi, dovevamo anche portare in unità, capito? Nel 62 avevamo intrapreso una lotta molto, molto lunga, che è durata per 3 mesi, e addirittura alcuni momenti sono partiti con qualche ora di sciopero, poi arrivare addirittura a fare mezz'ora di lavoro e fare un fermo. Sindacato loro ci dava niente, non davano niente a nessuno, il governo non è che gli dà nessuno del sindacato. Però se dovevamo mantenerlo noi, e c'era un bollino che si metteva sulla testa tutti i mesi, allora io nel mio reparto andavo a portare questo bel vestito di esplosivo. Nel 68 lo tratto di lavoro in meccanica ha ridotto l'orario di lavoro, lo statuto dei lavoratori diventava legge, prima sopra le catene di montaggio viaggiavano sorvegliati e guardie, cosa che adesso è statuto e non sa più, responsabile per il controllo del lavoro era il capo del reparto, della squadra, quindi tecnici e non. E da lì sono partite tutta una serie di conquiste. Abbiamo fatto lo sciopero e in 2 o 3, non si sapeva, quelli da vicino, non so se lo sapevano, perché hanno levato proprio, capito? Hanno levato proprio gli ingranaggi, hanno fermato completamente la fabbrica. Abbiamo fatto diversi scioperi grandi, che venivamo dritti all'inificio, allora era una ditta più grossa, erano 1200 operai, e eravamo che ci venivamo tutti in fuori in questo grande cortile, c'erano tutti gli studi, gli uffici, no? Era così, ma poi c'era chi, il sindacalista che allora, si spiegava come era, quindi abbiamo fatto la commissione interna, lavorava, abbiamo acquistato tante, tante cose e adesso avete perso tutto. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del nostro coraggio, se la paura di guardare vicino alle fabbriche, c'era un minimo di solidarietà quando si usciva, non solo perché si andava in corteo, si rompevano, perché sapevano insomma che si chiedevano delle cose che erano. Era più facile trovare solidarietà come classe operaia. La mia esperienza, anche l'unità sindacale, ha portato a essere uniti, soprattutto il punto della fabbrica, perché consente di avere più forza, però quando si è uniti, se l'obiettivo lo condividiamo tutti assieme, non è più facile anche a raggiungere il tuo obiettivo. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che ne parte ci morde. È stato duro poter mettere la firma sulla perdita degli ultimi 350 posti di lavoro che avevamo, in un ruolo che si andava a perdere proprio posti di lavoro che erano non solo gli azionisti di futuro economico, ma erano garanzie che insomma se c'erano dei posti in cui si poteva crescere in maniera non egoistica, dal punto di vista di essere un punto di riferimento, tolto come realtà, capisco quel tessuto che è recettivo alle esigenze di trasformare in richieste di un lato, può essere dentro lo tale, come c'è uno sbilanciamento e quindi il sindacato stesso ha perso forza. Prima era più facile vedere le solidarietà. Convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle nostre porte e grideremo ancora più forte per quanto voi crediate sorgi, siete per sempre coi torti, per quanto voi crediate sorgi, siete per sempre coi torti. La solidarietà verso il suo posto di lavoro nei momenti drammatici si trova sempre, perché poi alla fine se non c'è la solidarietà non si va da nessuna parte.
Sale ha fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, gridavano offensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni hanno gridato più forte, di sangue sporcato più cortile le porte, chissà quanto tempo ci vorrà. Compagni dai campi e dalle oche, prendete la faccia e portate il martello, scendeteci in piazza, pugnate con quello, scendeteci in piazza, bussate il sistema, gente per bene che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete, ma se per prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vederti io sotto terra, ma se per prezzo abbiamo pagato, nessuno per contro questo. Sapesse contessa che cosa mi ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella d'Italia è chiusa al suo dentro, di libero amore faceva professione. Del resto mia cara, di che si stupisce, anche l'operaio vuole il figlio dottore, e pensi che niente si può venire fuori, non c'è più morale. Se il vento fischiava la fischia più forte, le neve di rivolta non sono mai morte, se c'è una vera andata a sentire, e uno più fuori sta dando, se c'è una vera assurdata e si addosso la bandiera rossa di un altro posto. Per vedere che pace cercate, la pace per far quello che voi volete, ma se per questo vogliamo la guerra, vogliamo vedere il mio sotto terra, ma se per questo abbiamo pagato, nessuno per il mondo che adesso. Ma se per questo abbiamo pagato, nessuno che mondo deve essere sfruttato. Testimonianza di una giovane disoccupata. Dicono che cercare un lavoro sia un lavoro a sua volta. Grossolano errore. Cercare un lavoro è sì impegnativo, ma è un'attività priva del giusto contraltare alla fatica. Ovviamente non mi riferisco alle remunerazioni, ma a quella consapevolezza di aver realizzato qualcosa in base alle proprie capacità, sia fisiche sia mentali, che sia dopo una giornata di lavoro vero. Ho quasi 31 anni, una laurea specialistica, e sono disoccupato precaria da troppo tempo. Ormai l'idea di avere un posto di lavoro stabile è talmente estranea alla mia quotidianità che non mi pare neanche più un concetto reale, ma solo una speculazione filosofica relativa a un ipotetico mondo immaginario. La giornata tipo di un disoccupato come me prevede un risveglio forzato di primo mattino, sia per non passare i miei stessi occhi per una che non lavora perché è pigra, sia per cercare di rendere la giornata che sta iniziando il più produttiva possibile. Quindi, dopo aver fatto colazione e essermi preparata a uscire, con un veloce controllo di curricula,
materiale di lavoro di ogni disoccupato, mi accingo al canonico tour delle agenzie interinali. Esse sono la realtà più squallida del mondo dei contratti temporanei. Personale spesso poco qualificato e molto indisponente. Totale non curanza dell'aspetto umano e psicologico nell'approccio agli aspiranti lavoratori e mancanza di conoscenza reale del tessuto sociale. Premetto che non sto sparando a zero sulle agenzie interinali solo per sfogare la mia frustrazione, ma sono portatore di un'esperienza diretta di lavoro nell'organico interno di tali strutture. Solitamente, ogni tappa del tour nelle agenzie dura dai 30 secondi nei casi più tragici ai 5 minuti nei rari casi in cui si incontri personale con residui di umanità nel proprio DNA. Alla terza agenzia visitata, il morale sotto i tacchi e la rabbia feroce verso il sistema e alle stelle. Depresso e demotivato, torno a casa per il pranzo. Cercando di ricaricare le pile, provo a distrarmi con un po' di buona musica mentre cucino. Tutto inutile. Il pensiero del lavoro è sempre lì, ad assillarmi, senza requiem. Mentre pranzo, la mia mente è sottoposta a un lavorio incessante per trovare una soluzione del problema. Dopo aver sistemato la cucina, accendo il PC e provo a consultare per l'ennesima volta tutti i siti e motori di ricerca inerenti al mondo del lavoro. Anche qui, gli esiti sono tutto tranne che incoraggianti. Le figure richieste sono sempre solo le stesse e sfortunatamente non corrispondono alle tipologie di lavoro che sono in grado di fare. E se ciò non bastasse a deprimermi ulteriormente, ecco che mi ritrovo di fronte diverse offerte di lavoro per occupazioni che so benissimo di poter svolgere senza problemi, ma sono fermato dai 1000 requisiti, tra cui un'esperienza pluriennale nel ruolo. Spesso è abbinata anche a un limite massimo di età che ho chiaramente superato da anni. La contraddizione tra i parametri anagrafici e dell'esperienza professionale non sembrano essere colti da chi scrive i testi delle intersezioni. Misteri. Ormai, decisamente scoraggiato, provo a giocarmi le ultime carte a disposizione. Provare con il passaparola tra amici e conoscenti. Chiedere a tutti se conoscono qualcuno che cerca personale disposto a dichiararsi a qualsiasi mansione, qualsiasi orario, qualsiasi retribuzione. È umiliante. Ma lo faccio lo stesso. Devo pur mangiare dopo tutto. Ormai si è fatta sera. Dopo una cena molto frugale, il budget del disoccupato non permette certo pasti luculiani, mi siedo un po' sul divano a leggere, cercando nella letteratura un conforto che non trovo nel mondo reale. Quando la stanchezza prende il sopravvento vado a letto e prima di addormentarmi penso che domani sarà un altro giorno. In architettura intorno agli anni 2000, poi non ho deciso di seguire l'ambito di architettura e di dedicarmi all'artigianato. Io sono Simone Fumagalli, nato a Pumi, ho sempre disegnato fin da piccolo e di conseguenza l'ho anche coltivato negli anni di studio, ho fatto 5 anni di grafica pubblicitaria, dopodiché ho fatto un corso post-diploma di 2 anni in illustrazione editoriale. Mi chiamo Katia, vengo dal Marocco, ho 26 anni e vivo qua in Italia da 5 anni e mezzo. Sono ceramista e ho dedicato gli ultimi 12 anni alla ceramica. Poi ho conosciuto un ragazzo che si occupa di giochi, educazione, costruzione di giochi con legno e insieme abbiamo iniziato prima di tutto a giocare, a divertirci e a pensare di poter fare qualcosa insieme. Insieme a un altro amico abbiamo deciso di fondare un'associazione culturale, si chiama Il Tavolo, e mettere insieme le nostre professionalità, quelle di artigiani in sostanza, ceramisti, falegnami, scultori, qualunque cosa, ma sulla base dell'artigianato, e unire l'artigianato al gioco. Ho lavorato qui e là, però erano più lavori di 2 o 3 mesi, finché poi non ho trovato questo posto di lavoro, tra l'altro comodo, vicino a casa, che era una stamperia,
in cui sono rimasto per 4 anni come tecnico grafico, quindi lavoro d'ufficio, più tecnico che creativo, però mi sono sempre trovato bene, fino ad arrivare a 2 anni fa, c'è stato un calo considerevole del lavoro e nel giro di qualche mese hanno aperto una mobilità per 12 persone in cui per sfortuna, per sorte, anche perché essendo giovane e di conseguenza categoria di anzianità e tutto il resto quello che ne consegue, io ci sono finito dentro. Prima ho lavorato nel Romagnati per 5 giorni e poi basta, solo una prova, ne ho fatto una prova perché avevo la civulta, non ce l'ho prenotata di soggiorno, quindi mi hanno detto non puoi lavorare con la civulta. E il mio amico che lavora di là mi ha chiesto per me il mio lavoro delle pulisco il condominio. Durante gli anni dell'università ho sempre praticato l'altro genere e ho pensato al momento finale di avere più possibilità di esprimermi attraverso l'artigianato, il fare, l'essere libero di costruire quello che volevo piuttosto che dedicarmi a una committenza legata alla cultura militare, soprattutto in Brianza, che sarebbe stata molto limitante, tipo dover disegnare il piano della cucina così come lo vuole il committente nella direttiva in Brianza, però perché non mi avrebbe dato la possibilità di esprimere. Io adesso attualmente da maggio ho iniziato l'anno di mobilità di disoccupazione sempre cercando lavorativamente qualcosa che possa dare sia uno stipendio decente, perché comunque l'intento di uscire di casa l'avevo già da tempo, però è stato interrotto appunto da questo intoppo non calcolato e anche magari delle garanzie appunto per costruire il mio futuro. Nel frattempo, con tutto il tempo libero che mi si è ritagliato, sono riuscito a dare più spazio e credito a quello che mi piace fare, alla mia creatività, che sono le mie opere, la mia arte nella sua totalità. Qua c'è mia mamma e mie sorelle, per quello mi sono venuta a vivere con loro. No, è la scelta mia e io dovrò venire qua in Italia. E mi manca il mio paese, poi mi manca le mie amiche, e la mia zona e tutto, però sono venuta anche qua per lavoro, per trovarmi il lavoro. Da quando ho deciso di fare l'artigiano ho dovuto sempre lavorare anche in altri ambiti, tipo in magazzino, ma soprattutto in un bar, la sera con un cuoco, come curare il servizio bancone, per riuscire a rotondare, perché l'artigianato è difficile. Però ti dà delle soddisfazioni, io sono incredibile. E da quando, un anno fa, ho deciso di fondare insieme a questi miei amici questa associazione, abbiamo deciso di riprovarci seriamente, quindi stiamo mollando un po' quelle che erano le attività che ci sostenevano economicamente, con le attività non più artigianali, e provare a fare solo gli artigiani. Ma c'è poca occasione data dai professionisti, perché io voglio essere considerato tale, non un ragazzo cui piace disegnare, punto. Cioè, per me è un lavoro oltre che una passione, vorrei che lo fosse anche agli occhi degli altri. E più passa il tempo e più mi sento bruciato a livello di occasioni e possibilità, perché non avendo esperienze sul campo, anche propormi come professionista, creativo, illustratore, ho meno carte alla mia mano che possano mettermi in una posizione appunto di favore in quel senso, quindi di lavoro. Non ho continuato a studiare, per quello vedo che il futuro ce l'ho qua e sono venuta qua nella scuola della CGE per imparare l'italiano perché mi serve quando vado a fare qualche documento o anche a parlare con la gente. Se non studio non lavoro, non c'è. Se prendo qualche diploma mi trovo il lavoro per la mia diploma, se senza non si lavora. I giovani sono dentro i sondaggi, ci hanno allogato in percentuale, i giovani stanno bene, i giovani stanno male, i giovani quali? Però io penso che dovrebbe accentuare di più l'attenzione a come si lavora e non tanto alla produzione finale di un lavoro. E la ragione è sto più attento a come lavoro, ho più attenzione anche al mio stile di vita e necessariamente poi quello che faccio lo faccio uno. E poi pensare che
forse sotto sotto non tutti o meno, la maggior parte di noi non ha bisogno di tutto quell'amore di produzione che stiamo creando. E non abbiamo bisogno di guadagnare più o meno al mese per dire, perché sotto sotto non è che abbiamo bisogno di televisore al plasma, del porto, eccetera, eccetera. Si può trovare una via più sana, però bisogna fare delle scelte. Cioè, decidere cosa si può eliminare dalla propria vita e quindi necessariamente se devo spendere meno posso guadagnare di meno, dedicare tutto il proprio stesso. Io sarei il primo a scendere a compromessi con le mie ambizioni e le possibilità reali, se non per il fatto che le possibilità reali sono sempre più sottili e impercettibili. E non voglio dirmi rassegnato, perché non lo sarò mai, anche se non gli anni passano, però nell'arco di 10 anni, per le esperienze che ho avuto, un po' il pessimismo è maturato proprio per le troppe porte in faccia che non ti portano a fermarti, però a crederci meno. Il primo treno che non si sale, perché magari non torna più. Thank you.
due parole. Io sono Claudio Persuati, componente RSU della scuola dove, da cui arrivano questi ragazzi, occasionalmente collaboratore del dirigente scolastico, che si scusa per non essere potuto essere presente, anche lei nostra iscritta, professoressa Crippa, reggente. Noi siamo una scuola che regge da 3 anni la reggenza, ma nonostante quello sopravviviamo. L'istituto è nato nei primi anni 70 come indirizzo elettrotecnico, una 15ina d'anni fa è diventato istituto di istruzione superiore perché ha acquisito l'indirizzo anche del liceo scientifico tecnologico, oggi è diventato scienze applicate, e da 6 anni ha presente anche l'indirizzo del liceo grafico con 2 indirizzi, artistico e scenografia. Io non posso che elogiare i ragazzi che hanno fatto e stanno facendo quello che stanno facendo. Personalmente sono in questa scuola da 6 anni e vedo da 6 anni che questa scuola è una comunità di lavoratori, studenti, insegnanti, non insegnanti, eccetera, che veramente rende viva la scuola. La scuola è forse più viva al pomeriggio che al mattino. Però prima di lasciare la parola al professor Tieghi, ringrazio il professor Maffucci, che sono l'anima, il corpo, il braccio, la mente, tutto del gruppo teatrale. Ricordo che sono anche il collaboratore del dirigente. Domani mattina alle 8 c'è la campanella e ho ricevuto un messaggio da WhatsApp. Le vostre insegnanti di matematica ricordano che dovete studiare matematica e fare gli esercizi per domani. Arrivederci, grazie. Questa eterna lotta tra insegnanti di matematica e insegnanti di lettere. Due parole sulla nascita e l'evoluzione del gruppo Ipotesi di Teatro, che nasce nel 2006 grazie all'intuizione di alcuni insegnanti. Prima è stato citato il professor Maffucci, sottoscritto, ma ormai di diritto anche il buon Claudio Persuati, il buon Rocco, insomma, e altri insegnanti che nel corso di questi anni si sono avvicendati. Il gruppo Ipotesi di Teatro è un gruppo trasversale, in realtà sono 2 gruppi, perché quest'anno è nato anche un gruppo serale, un gruppo pomeridiano che annovera circa 100 di ragazzi che vanno dai 14 ai 18 anni, e un gruppo serale di cui avete avuto un assaggio, che invece annovera ragazzi, studenti ed ex studenti, che si sono legati talmente alla scuola e al teatro al punto da proporre nuove esperienze. Nuova esperienza, ad esempio, come quella che è stata tenuta pochi giorni fa, proprio qui al binario 7 di Monza, dove sulla base del ritrovamento di alcuni documenti inerenti all'interrogatorio e la morte di un partigiano, Giancarlo Puecar, è stato deciso di mettere in piedi uno spettacolo, quindi, che è stato appunto tenuto il 27 di settembre, grazie al patrocinio della FLC, patrocinio dello SPI, dell'Auser e dell'AMPI. Oggi è un momento importante. Un momento importante perché è il momento finale di una preparazione lunga. Voi avete visto semplicemente la punta dell'iceberg. Dietro ci sono stati parecchi incontri con questi ragazzi, ai quali ho dovuto spiegare tante cose. Non è facile spiegare ai ragazzi cos'è stata la resistenza, perché l'avvertono come qualcosa di molto lontano. Ma paradossalmente mi sono accorto che è ancora più difficile spiegare a questi ragazzi che cosa sia una fabbrica. Soprattutto con la poca speranza che in qualche modo illumina il loro, o meglio, tenebra, potrei dire, il loro futuro. Esiste quindi una memoria collettiva che credo questa organizzazione ha il compito di portare avanti. Esiste poi una memoria individuale. Una memoria individuale che è la mia personale, che in particolar modo mi fa sentire forti questi valori. Io sono figlio di un operaio che aveva un sogno, un figlio professore. Proprio in questi giorni ricorre la sua morte e ho scritto questi 2 pensieri dedicati a mio padre, che volevo leggervi. Mio padre aveva un volto dei lineamenti delicati. Da giovane doveva essere stato bello, ma poi il lavoro lo aveva segnato. Le rughe scavavano solchi profondi che col tempo avevano trasformato il suo viso. Qualcuno racconta che attraverso le rughe di un uomo tu possa capirne la vita. Le rughe sono lunghi sentieri che percorrono il tempo. Mio padre non aveva studiato, ma aveva girato e conosceva la gente. Arrivò in Lombardia dopo 20 anni passati in campagna a svegliarsi coi polli e vedere tramonti tutti d'oro. Parlava solo il Veneto stretto, e Milano gli sembrò tanto grande da nascondere il sole. Mio padre era un operaio, lavorava 10 ore alle macchine di una fabbrica che faceva bulloni, e la sera era stanco, ma mai troppo per non parlare con me.
Mio padre è stato uno di quelli che ha fatto questo paese, che credevano in una società più giusta, che sognavano un futuro diverso per i loro figli. Ma quello che più conta, mio padre era mio padre e io gli volevo bene. A nome di tutti gli operai come lui, vi ringrazio ragazzi. Grazie. Mi ricordano che devo lanciare la chiusura di questa prima parte con una bella canzone di speranza. La vita è bella. Allora, ringraziando tutti per questa prima parte, perché non è finita, per la partecipazione e l'attenzione, ricordiamo naturalmente che abbiamo un buffet, un ristoro, e riprendiamo i lavori alle 2 e daremo la parola a Susanna Camusso alle ore 3, così anticipiamo i tempi. Quindi alle 2 vi aspetto per riprendere i lavori. Grazie.
Qui si apre. Sì, sento che si parla così. Funziona. Ah.
Thank you.